negli anni 60 il maestro Vacchi, nato a Bologna nel 32, con mezzi apparentemente limitati, in assenza di violini e violoncelli, aveva scelto e usato al meglio lo strumento più povero, ma insieme più straordinario possibile, ricco di possibilità, la voce umana. Ha insegnato a migliaia di persone, di più generazioni, a usarla al meglio e soprattutto a farla insieme ad altri, come in una forma popolare e sociale di cultura e di festa. Quali sono i cori per l'appunto? Il coro Cento Passi dell'Associazione Percorsi di Pace è il vibrante canto contro le mafie. Il coro Cento Passi è un allegro canto contro la schiavitù. Il coro Cento Passi è il poetico canto di dolore per il naufragio di migranti. Il coro Cento Passi è il soave e amaro canto delle mondine nelle risaie. Il coro Cento Passi è un romantico canto dal carcere di San Vittore. Cento Passi sono una lontananza. Cento Passi sono una vicinanza. Cento Passi sono il cammino di tante voci diverse che unite in coro raccontano e cantano la nostra vita. Bravo. All right.